Buongiorno e buon martedì a tutti voi, buon inizio settimana e buon inizio di feste. Oggi andremo a preparare gli sparacelli fatti in pasta, chiamati diciamo sparacelli da noi volgarmente in Sicilia, perché qui in Germania, diciamo all'estero, sono conosciuti come broccoli o broccoli verdi, no? Oggi vi andrò a fare spiegare questa ricetta. Scusate, ma ho appena fatto la doccia, me l'ho spiegata da poco. Infatti da sopra non sono a cuoco, da sotto sono in pigiama, sono ancora in pigiama, ma siamo a casa, diciamo, e possiamo permetterci, no? Gli ingredienti che andiamo a utilizzare sono del pomodoro tagliato a pezzettini, delle spezie, olio extravergine d'oliva, del sale, delle bavette o degli spaghetti che poi andremo a spezzettare, del broccolo o sparacello, una padella dove già ho messo a soffriggere della cipolla e dei fogli d'alloro, e la pentola dove sono andato a sbollentare ieri sera gli sparacelli o broccoli, dove andremo a cucinare adesso la pasta. Prima di iniziare, inizio i commenti, vi spiego un pochettino una cosa. Questi sono i famosi sparacelli. Ora, avete visto che sono verdastri, hanno perso di colore. Dove è dovuta la causa di ciò? La causa è dovuta, diciamo, no? Perché in teoria, ma anche in pratica, quando noi andremo a sbollentare delle verdure, che siano broccoli o sparacelli, che siano, che ne so, carote, il metodo, giusto, no? Per evitare questi inconvenienti è prendere una pentola, metterla ad ebollizione. Quando l'acqua, diciamo, avrà superato i 90 gradi, andrà in ebollizione, unire del sale e del bicarbonato. Unendo del sale e di bicarbonato, andremo noi a versare direttamente in pentola i nostri carote o broccoli, quello che sia, diciamo, andremo a evitare questo discorso che perdono di colore. Poi, se noi dobbiamo conservare queste verdure per fare altri piatti, dei contorni di pesce o di carne, cosa andremo a fare? Andremo a prendere direttamente, diciamo, dall'acqua le verdure cotte, e andremo a spezzare la temperatura, i pigmenti che li contiene, diciamo, dei coloranti, con dell'acqua e ghiaccio. In questo modo noi avremo delle verdure bellissime e con un colore vivace, no? Ora, sto modo che oggi sto andando un pochettino male. Ora, ieri cosa è successo? Ieri sera è successo, siccome stavo male, ho detto a mia moglie: mi vai a sbollentare questi broccoli per fare domani la ricetta. Mia moglie, naturalmente, non essendo, diciamo, pratica di cucina, ha fatto l'operazione al contrario: ha messo la pentola a bollire, ha messo del sale prima, non ha messo il bicarbonato e ha buttato i broccoli direttamente in pentola prima dell'ebollizione. Seconda fella, secondo sbaglio che ha fatto, è stato quello di lasciare i broccoli nell'acqua. Infatti io l'ho tolto appena stamattina nell'acqua, perciò se i broccoli venivano usciti al momento e raffreddati, questo non succede. Andiamo avanti. Innanzitutto qui la pentola bolle, guardate, no? E io, siccome sono molto veloce, voi diciamo magari un po' leggiate, vado a versare la pasta nell'acqua di cottura. Acqua di cottura del broccolo, no? Nel frattempo in una padella, no, andate a soffriggere la cipolla che deve essere tagliata in questo modo. Fate dei tagli, no? In questo modo. Andate a fare le strisce in mezzo. Andate a lasciare intero la parte del culo e taglierete a quadratini, così. Adesso io già l'ho fatto, ho tagliato un po' e li andrò ad aggiungere in padella. A questo punto, che la cipolla inizierà a soffriggersi, a diventare rossa, la pasta inizierà a bollire, prenderò i nostri broccoli e li andrò comunque a tagliare in modo più piccoli. Vedete? Lasciare sempre comunque un po' intero la parte del fiore e andate solamente a tagliarvi i nostri broccoli in questo modo, no? Vedete? Che poi si andranno a rompere da solo. Naturalmente utilizzate quello che necessita per la vostra per le porzioni della vostra pasta.
io prenderò questo lo lascerò intero perché andrò a fare comunque un'altra ricetta. Ricordatevi sempre comunque di pulirvi sempre gli utensili di lavoro ed il piano di lavoro per evitare troppi lavori dopo. Io mi tengo sempre un panno vicino, no? Un panno bagnato vicino, in modo che andrò a utilizzarlo quando vorrò. Ora la pasta qua sta iniziando a bollire. A questo punto che la cipolla, guardate, ha iniziato ad rosolare, andrò a unire il mio sparacello o broccolo, quello che sia. Vado a pulirmi sempre l'asso di lavoro. E vado a unire un po' di sale, un pochettino di spezie e andrò comunque a saltarli assieme alla cipolla. Vedete? I broccoli o gli sparacelli in questo caso, come sono stati già cotte, noi non dobbiamo fare altro che riscaldarli con l'olio bollente, con l'olio caldo dove sono andata a soffriggere la cipolla. E per chi volesse, questa è una variante, se voi a casa preferite la pasta di sparacelli, diciamo, in bianco, non dovete fare altro che a metà cottura unire questo composto alla pentola dove sto andando a cucinare la pasta e lasciare tutto a cucinare. Ora, siccome a me comunque piace il pomodoro e sentire il gusto del pomodoro anche nella pasta con gli sparacelli, andrò a unire qua dei pelati della polpa di pomodoro. Avete visto? Andrò a unire un altro poco di sale sopra il pomodoro, andrò a unire del basilico fresco. Il basilico fresco, come tutte le altre erbe aromatizzate, vanno comunque spezzettate con le mani. Perché? Perché se noi andremo a tagliare col coltello queste erbe, non facciamo altro che una reazione chimica dove il basilico perderà comunque sia di sapore che di colore, diventerà nero. Vado a unire una variante di un po' di menta fresca e a questo punto andrò a amalgamare e girare tutto. Vedete? Aspettiamo che inizi comunque a bollire. Quando gli sparacelli saranno ben cotti, diciamo, no, ben caldi, e la pasta comunque avrà già cucinato un paio di minuti, non farò altro che unire questo composto a questa pentola. Ma prima di unire il composto in questa pentola devo lasciare comunque che gli aromi che ho messo in padella si uniscono, come la cipolla, l'olio di oliva, l'alloro, il sale, il pepe e il pomodoro, perché se io andavo direttamente a versare nella pentola questi sapori, diciamo, non dico che scomparivano, ma sarebbero stati comunque un po' inutili. Allora, a questo punto, vedete, avvicino di camera, la pasta qua bolle già da 3 minuti, no? Io vado a unire questa padellata di bontà all'interno. E lascerò cucinare per altri 5 minuti, il tempo che si cucina la pasta, tutto il trick e ballato. Ora vi ringrazio tutti comunque di aver visualizzato questo video. Se la ricetta vi è piaciuta, vi prego di condividerla con i vostri amici, a meno che otterrà più visualizzazione. Lasciate un commento, un abbraccio e vi auguro buon inizio di feste natalizie, anche perché diciamo gli auguri di Natale ci rifaremo per Natale. Ciao, grazie a tutti.